cosa si prega? Per i figli, per i nipoti e quelli che stanno arrivando. A lei affidano la famiglia, i figli, ciò che di più prezioso hanno, il futuro, la speranza, e chiedono pace e conforto. Più che altro per la pace, per la serenità, per la tranquillità, per la tolleranza, perché mancano veramente i valori in questo momento. È sempre un'emozione grande per gli aretini celebrare il 15 febbraio di ogni anno la Madonna del Conforto, colei che secoli fa salvò la città dal terremoto, ma soprattutto colei che abbraccia tutti i fedeli che vi si affidano. Proprio stamani pensavo a quando 20-30 anni fa, anche più 40, venivano giù dalla Rassinata, mezze nude, con i vestiti estivi, i calzettoni un po' al meglio, tutte a piedi venivano per venire a questa Madonna. Le celebrazioni solenni quest'anno hanno avuto un significato in più perché dopo 85 anni la Chiesa aretina avvia il Sinodo Diocesano. Una strada comune, appunto, che è stata sancita dalla presenza di Monsignor Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che ha guidato la Chiesa aretina per 10 anni. Buongiorno. Gli aretini stamattina hanno la Madonna del Conforto, che è di consolazione per tutti noi, soprattutto in questi momenti anche delle nostre vicende così preoccupanti. E poi c'è il Sinodo, una Chiesa che vuole camminare insieme, che vuole dialogare, che vuole essere in comunione. Sono due belle notizie. E nella sua lunga omelia il Cardinale Bassetti parla di una Chiesa che non deve essere chiusa, ma deve portare la luce. La Chiesa è destinata al mondo. È come una luce, un fascio di luce, un fermento. La Chiesa non può chiudersi in se stessa. Le celebrazioni si sono concluse nella Cappella della Madonna del Conforto di fronte ad un incessante pellegrinaggio di fedeli. Il Cardinale Bassetti si è poi intrattenuto in sala stampa, tanti i temi toccati, a cominciare da quel clericalismo che deve abbandonare una Chiesa moderna. Perché la Chiesa possa essere missionaria deve essere una Chiesa di comunione. E quindi bisogna abbattere anche un po' tutto quel clericalismo che ancora serpeggia nella Chiesa. Ce n'è anche per i partiti politici, a cui Bassetti dice è immorale promettere quello che non si può mantenere. Ho detto che l'Italia è fragile, l'Italia va ricucita, l'Italia va conciliata. E ho chiesto di abbassare i toni perché non serve nulla. Quello che dico per la Chiesa va anche per la società civile. La povera gente ha bisogno di essere ascoltata, e c'è bisogno di dialogo, c'è bisogno di risolvere i problemi della gente. E quindi non fare, ho detto chiaramente, delle promesse poi che si sa benissimo, anche mentre sono pronunciate, che non potranno essere vere.